Yeah. Carissimi amici, il mio saluto oggi vi giunge a cavallo di questo fantastico destriero. Mi trovo nel campo tiro a volo di Casco dell'Acqua perché qui, tra pochissimo, si svolgerà la 40esima edizione del campionato nazionale tiro a volo sponsorizzato dall'Associazione Nazionale Libera Caccia. Quindi purtroppo la mia passeggiata dovrà finire qui perché vi dovremo far vedere che cosa accadrà tra pochissimo qui oggi. E stiamo alla prima giornata del 40esimo campionato, un campionato che veramente con soddisfazione devo dire sempre più partecipato. Infatti ormai siamo campionati che sfiorano i 400-500 tiratori, quindi una grossa soddisfazione per l'associazione tutta, anche perché, come ci è stato più volte detto anche dallo stesso presidente Fida, ormai stiamo facendo delle gare sia come qualità sia come quantità che fanno invidia anche a loro. Quindi grazie per tutti coloro, i miei collaboratori che organizzano questo evento. Senta, parliamo dell'Associazione Nazionale Libera Caccia. Sappiamo che la caccia, come tutte le discipline connesse, non stanno passando un bel momento in questo periodo. Qual è il problema? È anche la cattiva informazione? Soprattutto. Noi purtroppo stiamo subendo una cattiva informazione da oltre 20 anni. Abbiamo sicuramente sbagliato anche noi che non abbiamo curato l'immagine nel mondo venatorio, anche perché chi lo conosce poi lo apprezza. Noi abbiamo passato troppi anni a pensare soltanto all'attività vera e propria venatoria, senza pensare invece di confrontarci con i media, confrontarci con l'opinione pubblica, confrontarci con la società civile. Abbiamo ricominciato, noi della Libera Caccia ormai 2 anni che stiamo facendo una grossissima attività di marketing su questo, anche perché non vogliamo clonare nulla, ma vogliamo assolutissimamente far vedere cos'è la caccia e cos'è tutta l'attività che circonda il mondo venatorio e la caccia stessa. Una nomina arrivata fresca fresca. Circa 12 ore, quindi fresca, fresca, fresca. Quindi mi adeguerò a cercare di fare di meglio nel tiro volo, quindi vedremo di cambiare qualche cosina che non ha funzionato come penso io, perché essendo un professionista del tiro volo qualche cosa deve funzionare meglio. Il campionato è stato molto combattuto, con punteggi molto molto elevati da persone di un altro rango, non di cacciatori. Probabilmente i cacciatori si stanno preparando molto bene per fare queste manifestazioni, che è una cosa che mi rende orgoglioso, perché essendo stato un tiratore di un certo livello sto vedendo che i miei amici, i miei colleghi, i miei romagnolacci che stanno sparando molto 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 bene. Come si è comportata la Puglia durante questo campionato? Ecco, questa è la nota dolente. Noi veniamo a partecipare, questa volta, quest'anno non è andata molto bene, però veniamo qua a passare 2 giorni a divertirci e a stare insieme a tutti gli amici dell'Italia, insomma. Poi se c'è il risultato bene, se non c'è, pazienza, ci riproveremo l'anno venturo. Beh, sicuramente una occasione come questa è soprattutto un'occasione di aggregazione, di associazionismo. Certo, certo. Noi facciamo 700 km per venire qui. Come gli amici del nord fanno più o meno la stessa strada, no? E quindi ci sono esperienze diverse. E il confronto, e il sano confronto serve a tutti per crescere, no? Perché poi quando si sta insieme ci si confronta e si cresce tutti insieme. Katiuscia, come ti sei avvicinata a questa passione? Allora, ovviamente da un papà cacciatore, perché papà ha trasmesso questa passione sia a me che a mio fratello. Ha iniziato con il tiro a volo tardi, perché lui viene dalla caccia, quindi si è avvicinato al mondo delle armi andando a caccia e poi sparando al piattello. Io ho acquisito questa passione da piccolina, perché ho iniziato a 11 anni, adesso ne ho 35 e la porto avanti, per me è un lavoro. Che cosa si prova ad essere campioni del mondo?
bellissima domanda a cui non so se riesco a darti una risposta precisa, perché è il coronamento di tanti sacrifici. Sacrifici fatti da tanto allenamento, tanta dedizione, tanto sacrificio per lasciare da parte magari il sabato e domenica quando gli altri amici uscivano, io mi allenavo. Però questo poi ti ripaga di soddisfazioni enormi, come stare sulla vetta del mondo. Allora, noi siamo stati gratificati quest'anno dal nostro nazionale, probabilmente per il lavoro che stiamo facendo, stiamo curando la formazione di giovani per avvicinarli alla caccia, alla cenofilia, operazioni di raccolta rifiuti, eventi di natura ambientale. Quindi siamo una regione sicuramente in crescita, dotata di dirigenti, sicuramente giovani, meno che il sottoscritto. Noi avremo quest'anno, ecco perché per noi la cosa, l'anno è molto molto importante, questa prova del campionato nazionale tiro a volo, la 40ª edizione, che è andato benissimo oggi in questo stupendo impianto della famiglia Spada, è andato benissimo al tiro a volo Umbria Verde per quanto riguarda la fossa universale, domani avremo la fossa olimpica, quindi chiuderemo il ciclo che riguarda il tiro a volo con una nostra enorme soddisfazione. Se non vado errato, più di 500 tiratori si sono qualificati, che rappresentano 15 regioni italiane, quindi questo è il nostro vanto. Abbiamo ospitato una grossissima manifestazione. La terza grossa iniziativa sarà il 30 settembre, 1 ottobre, la prova del campionato trofeo Diana con Nubio Cane Cacciatore, che è una sicuramente delle prove più di prestigio della nostra associazione dal punto di vista cinofilo. Quindi concluderemo un percorso a fine anno con nostra grandissima soddisfazione. Beh, io sono presidente provinciale della provincia di Reggio Calabria, stiamo parlando della punta dello Stivale, dove per una questione geografica ci troviamo in un punto eccezionale per il flusso migratorio, quindi la nostra attività venatoria è rivolta maggiormente alla selvaggina migratoria. Purtroppo le leggi italiane non ci consentono di poter prelevare selvaggina che in altri stati viene prelevata. In sintesi, noi la proteggiamo mentre negli altri stati dell'Europa vengono prelevate. Quindi c'è un meccanismo strano che attiva il turismo venatorio in altre regioni perché noi ingrassiamo i selvatici migratori che vanno all'estero e raccolgono i frutti le altre nazioni. La nostra selvaggina di prevalenza sono i turdidi, beccacce, anatre, per non parlare del cinghiale, che è un'attività che si svolge ormai in tutta Italia, che se non fosse per i cacciatori, oltre a mangiare i rifiuti nelle città, mangerebbero anche altre cose. E adesso passiamo la linea al nostro amico Alessandro Mastrini, che si trova nel campo di tiro a volo Umbria Verde di Massa Martana, perché questo campionato non si ferma e non finisce qui. Alessandro, a te la linea, perché tra pochissimo ti raggiungerò anch'io. Grazie Martina della linea, infatti come vedi io mi trovo qui sul podio con queste due bellissime ragazze. Potrei sembrare io il primo, invece non è vero, però sono qui chiaramente per sentire il delegato al tiro Cesare Loretoni. Siamo arrivati alla 40ª finale, il numero romano è XL, extra large, è proprio extra large perché 40 anni continuare in questa attività significa che abbiamo fatto qualcosa di buono, e solamente la presenza di tantissimi tiratori a livello nazionale ci spinge ancora di andare avanti e programmare già la 41ª finale il prossimo anno. Come numeri? I numeri sono stati molto soddisfacenti perché abbiamo fatto quasi 500 pedane, quindi non è poco per una competizione che, voglio ricordare, è attività venatoria, quindi la libera caccia fa libera caccia, quindi attività venatoria, ambiente, guardie giurate, e c'è anche il tiro a volo, cinofilia, falconeria, tiro con l'arco, protezione civile e guardie giurate.
e a Foligno abbiamo certificato, anzi hai certificato le nostre grandi guardie giurate a cavallo che penso in Italia, al di là dell'istituzione, siamo la prima associazione ad averne e le utilizziamo per gli scopi di protezione civile, e antincendio. Quindi posso dire che sono molto soddisfacente e ringrazio qui pubblicamente tutti i tiratori che hanno partecipato. Come seconda volta qui a Massa Martana, anche quest'anno abbiamo riscosso un grande successo sia dei tiratori che dal punto di vista organizzativo, perché la nostra situazione è una delle migliori in Italia, se non la migliore, e quindi noi qui a Massa Martana, una piccola realtà, però abbiamo questa splendida struttura che ogni anno riceve gente da tutto il mondo, e quindi siamo onorati anche quest'anno di aver organizzato qui nel nostro territorio questa grande manifestazione. E che dire, è riuscito tutto benissimo e è andata molto bene e sopra le nostre aspettative. Siamo con Mirko Cenci, CT della Nazionale Disciplina Double Trap. In che cosa consiste questa disciplina? Allora, una disciplina che è nata olimpica dal 1993, ha esordito ai giochi olimpici nel 1996 e oggi è stata esclusa per decisione di alcuni personaggi che comandano il mondo del tiro a livello internazionale, è stata esclusa dai giochi olimpici. Quindi è stato un ciclo particolarmente ricco di vittorie per l'Italia, ma sicuramente qualcuno invidioso di queste grandi vittorie ha deciso di farci uscire dai giochi olimpici. Si tratta di una disciplina in cui si sparano due piattelli contemporaneamente, una disciplina sicuramente la più spettacolare per quanto riguarda la televisione, l'audience televisivo, in quanto è facile da inquadrare, essendo due piattelli che vanno in allontanamento in direzione centrale e quindi facilmente visibile a chi per le prime volte viene a vedere la nostra disciplina. L'attività penatoria e il tiro vanno praticamente in simbiosi, sono due cose, diciamo, che vengono spesso praticate dalle stesse persone, non sempre, ma spesso è così. E come vedi, io sono cacciatore, sono anche tiratore, e diciamo in queste giornate meravigliose ci ritroviamo sia come cacciatori sia come tiratori, e diciamo è una cosa che ovviamente deve essere coltivata, deve essere sollecitata, e speriamo, diciamo, che una eccessiva sensibilizzazione da parte di alcune associazioni cessi un po', perché in queste strutture trovano sfogo, diciamo, non soltanto i cacciatori, ma i tiratori, ma anche tutte le loro famiglie. Vedete quante signore, quanti bambini oggi si stanno qui e convivono tranquillamente con questa attività. Ma sicuramente è un onore immenso, è il secondo anno che ospito questa manifestazione, anzi aggiungo anche che sono tesserato della Libera Caccia, oltre che essere presidente di questa associazione. È con mio grande orgoglio e impegno che ospito questa manifestazione. Ci impegniamo anche durante l'anno a far trovare i campi e la recezione di tutta la struttura al meglio possibile, perché veramente questa associazione merita il top, perché è il top in Italia. Volevamo sottolineare innanzitutto la parte associativa folcloristica di Libera Caccia. Ieri abbiamo visto i fuochi d'artificio. Sì, e, diciamo, è una nostra specialità napoletana, che cerchiamo di pilotare questi fuochi nei modi, diciamo, più belli possibile. Volevo solo trattenere ancora un po' i fuochi, però il tempo si era fatto un po' più tardi e non ho potuto ritardare i fuochi, li ho anticipati un po', altrimenti potevano durare altri 20 minuti ancora quei fuochi. Siamo al top, siamo avuti i più belli fuochi. La più bella manifestazione che ce l'ha portata folcloristi, il nostro Marco, ha scelto i meglio di tutto Napoli. Ha lavorato tanto, ma il risultato c'è stato. Oggi la Libera Caccia è al top. Stiamo chiudendo questa grande manifestazione, che a breve ne riprenderemo un altro con la cinofilia e altre manifestazioni nazionali. Oggi dico che tutto il direttivo nazionale ci ha premiati. Ci ha premiati forse perché siamo al centro d'Italia, non lo so, ma quest'anno siamo al top e siamo fortunati. Ma voglio ringraziare tutto il gruppo, tutte le regioni 15 che hanno partecipato, abbiamo fatto e ci hanno fatta fare una grandissima figura. Grazie alla Libera Caccia e grazie a tutti i cacciatori.
E siamo sul podio insieme alla squadra che ha vinto questo campionato, la Regione Calabria. Sono qui ovviamente con il portavoce, il capitano di questa squadra, e allora facciamo un bel resoconto di questo 40° campionato. Allora, il 40° campionato è andato bene, abbiamo sparato già ieri e oggi in maniera eccezionale. Abbiamo raccolto di meno di quanto meritavamo, perché ieri c'è stato un pari merito e abbiamo perso anche un podio individuale. Però nella giornata di ieri il mio atleta Insana ha vinto il fucile, è stato il primo assoluto della gara. Oggi abbiamo vinto a squadre, ci sono stati i podi di terza categoria, di seconda categoria e di eccellenza. Quindi la gara è andata più che bene e speriamo un altro anno di fare ancora meglio. Alla fine sono arrivati qua a fare questa finale i migliori. I migliori che hanno dato dimostrazione di aver conquistato tanti podi che non ha precedenti nella Calabria. Soprattutto il titolo nazionale per la prima volta scende in Calabria, un titolo che ci dà orgoglio, soprattutto a me che sono delegato al tiro, mi dà orgoglio doppio perché sono presidente provinciale della Calabria. E quindi vuol dire che la Libera Caccia, oltre a fare attività venatoria, fa attività sportiva sia nel tiro a volo che nella cinofilia, perché anche nella cinofilia abbiamo conquistato vari podi. Quali sono i progetti per il futuro, sia per quanto riguarda l'attività venatoria che quella sportiva di Libera Caccia? Allora, quella sportiva, proseguire e aumentare quello che stiamo facendo. Per l'attività venatoria invece molto di più, abbiamo cominciato un percorso ormai da 3 anni, questo è il quarto, con Caccia Giovani. Abbiamo iniziato a fare manifestazioni sportive legate alla caccia con bambini da 3 fino a 9 anni, abbiamo la prossima, la quarta edizione a Nardò, Lecce, dove parteciperanno oltre 150 bambini da 3 anni fino a 9 anni, una cosa veramente toccante con i propri cani. E vediamo questi ragazzini che stanno veramente dando una svolta a quella che è l'immagine del mondo venatorio. Noi, grazie a questa attività che abbiamo fatto per 3 anni consecutivi, appunto questo è il quarto, siamo entrati quest'anno a pieno titolo a insegnare nelle scuole quella che è la caccia, l'attività venatoria e la storia della caccia nella storia dell'umanità in generale. Cari amici, siamo giunti al termine di questo 40° campionato italiano sponsorizzato dall'Associazione Nazionale Libera Caccia. Ecco, vedo anche il nostro amico Alessandro Mastrini raggiungerci per i saluti finali. Allora Alessandro, 2 giornate veramente intense di emozioni e soprattutto tante soddisfazioni. Sì, in effetti abbiamo visto veramente, veramente del bellissimo e sano sport. Come vedete adesso di qui è tutto vuoto, sono partiti quasi tutti, siamo rimasti io e Martina soli, una bellissima compagnia, però ahimè, siamo giunti veramente al termine, dobbiamo lasciarci io, Alessandro e la mia amica Martina, vi diamo appuntamento alla prossima volta, ciao! Arrivederci a tutti!